caro saluto a tutti gli amici di Planet Spin, benvenuti a questo nuovo video. Oggi ci troviamo nuovamente in Costiera Sorrentina. La scorsa volta siamo stati al porto di Sorrento, oggi invece andremo alla scoperta di qualche nuovo spot qui in zona con una battuta di pesca spinning in mare. Le condizioni meteo marine sono quelle ideali per la ricerca della spigola soprattutto, e le perturbazioni degli scorsi giorni hanno causato diverse mareggiate. In questo momento dovremmo trovarci in un periodo di mare con onda in scaduta, quindi tende a calmarsi dopo la tempesta dei giorni scorsi. Tuttavia questo periodo di bassa pressione aumenta, cioè continua, perché è in arrivo un'altra perturbazione, quindi a cavallo tra una perturbazione e l'altra predatori come la spigola tendono a tendere i loro agguati nel sottocosta. Noi ci proveremo a pescare con le esche artificiali, vediamo cosa succede. Siamo arrivati sullo spot ed ecco anche il nostro amico Mike. È arrivato anche qua, il padrone di casa. Eccolo qua, è sempre in pesca. Questo è il suo spot. Andiamo a pescare, vediamo quello che succede oggi. Seguiamo i consigli di Mike. Inneschiamo un VTD per cominciare. Proviamo con un po' di ricerca in top water. Tutto di bello generoso. Inneschiamo e vai. Questo posto è caratterizzato da un fondale di media importanza, siamo sui 2-3 metri d'acqua e il fondo è ciottoloso, quindi l'acqua, anche se c'è un po' di condizione di mare mosso, l'acqua non tende mai ad intorbidirsi più di tanto, ritorna sempre subito pulita. Noi faremo qualche lancio, ci spostiamo, facciamo la pesca itinerante cerca di qualche segnale di attività in superficie e poi insisteremo lungo tutta la fascia d'acqua.
Albe, 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 vieni qua, Alberto, Albe, vieni qua, è una spigola, Albe, è una spigola, è una bella spigola, Albe, è bellissima, Albe, è bellissima, l'ho vista dietro a me, è bellissima, Albe, è bellissima, è una bella spigola, l'ho vista dietro alla spigola, alla mia. Però devo aspettare un po', non posso, bello, 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 bello. Per lo spinning questi sono dei punti ottimali per insistere la nostra azione di pesca.
andiamo a esplorare un nuovo spot. Che spettacolo! E anche un po' di pioggia. Che è una spiaggia molto bassa, abbiamo dovuto cambiare le esche, quindi andiamo o di top water oppure con esche siliconiche tipo lo spotter. Io ho messo il VTT e Michele sta pescando con lo spotterino. Facciamo vedere, spiombato, ha un po' di piombo sul campo. Abbiamo anche qualche informazione sulla tecnica di recupero. Cercatine, in modo che hai sempre il contatto con l'artificiale. Vengo. Ah, si arriva su. Peccato, potrà dare una mano. Non scendevo, guarda la città. Il sole sta quasi per tramontare, la pescata continua. Noi nel frattempo ci salutiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. E come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin.
diamo qualche indicazione anche sull'attrezzatura utilizzata. È la classica attrezzatura, il classico combo da spinning in mare di media potenza, quindi una canna monopezzo da circa 7 piedi di lunghezza, 3 quarti di oncia di potenza, ideale per lanciare esche dai 10 ai 20 grammi, e mulinello accoppiato con uno Stradic 5000, il 20 libre di trecciato in bobina con un finale di 50-60 cm di fluorocarbon dello 0,40 circa, moschettone e artificiale. Il nostro Mike non si arrende, va di Black Man, Black Mamba. Canetto giallo, pesciolino giallo. Wow, tra riprese! Facciamo rientro alla base. Abbiamo avuto la nostra chance, l'abbiamo sprecata.